uno ha preso la bimba di 2 mesi e l'ha lanciata in aria e quell'altro ha sparato a questa bambina che poi è ricaduta per terra morta. Siamo andati dentro un posto che c'erano 27 persone. Al Madrion, dove c'è un grande spazio. Perché la notte si andava alla capanna, nella natta si chiama la capanna. Prima c'era il macello, ora c'è quella casa subito lì, via, in cima qui. E poi il giorno, alla mattina presto, si andava in questo campo, lassù, e che era la vacca, lassù. E quindi si stava lassù, si entrava dentro tutto il giorno lì. Senza mangiare, senza bere, senza niente. È arrivata altra gente, anche la mia nonna è arrivata dopo. E tutti dentro. E poi la notte si veniva giù a far la polenta nel fiume. Non è stata una rappresaglia come poteva essere stato in giù, che e li fucilavano tutti, no. E ho visto tanta cabra usare, mentre saneva su per i monti. Ma è stata dura anche dopo, non solo allora. Mi viene anche da ridere, poi mi viene anche da fare piangere. È una cosa che non si può raccontare. Che mia zia, non lo so se avete letto qualcosa, è quella che gli hanno levato il feto dal grembo. Abbiamo scelto il paese di Vinca come luogo di pratica civile e creazione artistica. Vogliamo contribuire a far rinascere una comunità attiva, fondata sulla rielaborazione dei terribili eventi dell'eccidio nazifascista del 1944, per costruire un messaggio e una pratica di pace. Grazie all'aiuto della cittadinanza, abbiamo creato un festival diffuso dal titolo Vincanta, la memoria che resiste. Una nuova idea di festival per ricostruire la memoria storica del paese attraverso creatività e collaborazione. Al centro del lavoro di quest'anno, dedicato all'80° anniversario della strage, ci saranno la realizzazione del docufilm La Dea di Pietra e la messa in scena della performance collettiva Opera Vinca. Vogliamo ripopolare Vinca e renderla una grande bottega d'arte. Con la prima edizione del festival ci siamo riusciti. Grazie all'aiuto dei vinchesi abbiamo portato più di 1000 persone a rianimare il borgo. Ora vogliamo proseguire con questo progetto che vede al suo centro il paese di Vinca come una comunità d'arte per una cultura di pace. Ad oggi abitiamo nell'ex scuola elementare del paese, centro operativo del nostro lavoro, un luogo condiviso con gli abitanti, fulcro di incontri di comunità e spazio in cui accogliere artisti. Abbiamo affittato la scuola, di più non potevamo fare. No, bisogna seminare. Seminare. C'erano tante robette. A me piace la compagnia, a me. Anch'io, perché c'è movimento, c'è allegria. Noi interessa molto anche la vita di Vinca, ciò che potrebbe diventare. Dovrebbe, perché il paese è bello, Il paese meriterebbe di ritornare. È un po' di gente che quando si esce si trova qualcuno. I cari parenti, venite un po' a salutarci al paese di Vinca. Con il tuo contributo sarai l'artefice di nuove opere d'arte, canzoni, documentari e performance e soprattutto collaborerai a tenere viva la memoria e ricostruire una speranza di pace. Cantiamo un po'?